Più di 6 ore di corsa su sentieri scoscesi, panorami mozzafiato, montagne imponenti e millenari attorno al gruppo del Sella tra Alto Adige, Veneto e Trentino. È la Dolomites Ultra Run, massacrante prova nel cuore delle Dolomiti, giunta ormai in questo 2019 all'ottava edizione. Si tratta di una spettacolare competizione di corsa in quota su lunga distanza e che coinvolge le quattro vallate ladine dolomitiche di Fassa, Gardena, Badia e Livinallongo. Guardate lo spettacolo, le immagini che stanno passando in questo momento sui vostri teleschermi, gentili telespettatori di Rai Sport. Ben trovati allora alla sintesi di questa gara dal sottoscritto Gianfranco Benincasa, da Diego Salvador che coordina il comitato organizzatore. Ben trovato Diego. Un saluto a tutti. Qui con noi c'è anche Ivano Ploner, responsabile tracciatore del percorso. Ben trovato Ivano. Grazie, ciao a tutti. Eccoci qua, allora intanto le immagini che vediamo, no, sono assolutamente spettacolari, Diego. Sì, la mattina quando è partita la gara c'era un po' di pioggerellina e poi si è aperto e le immagini lo dimostrano. E qua è proprio sono le immagini, no, Ivano, della partenza alle 5 di mattina da Colfosco, in questo caso in Val Badia, Alta Val Badia. Sì, alle 5 siamo partiti con una giornata un po' così, stava pioggerellando, però eravamo fiduciosi e difatti abbiamo avuto ragione, se è venuta fuori una bellissima giornata. Lo abbiamo visto anche dalle immagini che abbiamo messo in copertina, qui abbiamo fatto questo passo indietro per la partenza, allora alle 5 Alta Badia dalla chiesetta proprio di Colfosco, la chiesetta di San Nicolò, che attende la partenza dei 350 che affrontano questa gara. La competizione fino a 2 anni fa aveva come denominazione Sella Ronda Trail Running ed ora è inserita come prova di apertura di una 10 giorni di podismo in alta montagna denominata appunto Dolomites Run, che include un trail, una sfida vertical ed una sky race, oltre gare che tutte gare che seguiremo ovviamente su Rai Sport. E questa è proprio la partenza, dico, sempre un momento molto emozionante, no? Sì, diciamo che con la partenza inizia la gara vera e propria, perché già c'è tutto il lavoro dietro a organizzare il tutto. Una volta partiti si può veramente iniziare quasi a dire sta finendo la gara, perché una volta partiti poi da lì è vero che c'è tutto il percorso, ma almeno partiti siamo partiti, quindi si chiude il primo cerchio dell'organizzazione. Assolutamente. Ivano, dicevamo, parlava Diego dei percorsi, dei tracciati, 2 quest'anno i tracciati, questi affrontano il percorso lungo, no? Questi affrontano il percorso lungo, un percorso di 61 km con quasi 3.800 metri di dislivello positivo. I primi, li vediamo, corrono questo percorso in quasi 6 ore e il tempo massimo è 13 ore. C'era anche una half quest'anno che è stata introdotta proprio quest'anno con partenza invece da Canazei, no? Partenza da Canazei, un percorso di 26 km con un dislivello più o meno di 1450 metri, affrontando il passo Sella e la Dante Arceppes per poi scollinare in Val Badia. Comunque un percorso abbastanza impegnativo anche quello, non da prendere sicuramente sotto gamba, no Diego? Ah, decisamente no, ci sono comunque due passi da fare, 2 belle salite impegnative e poi due grandi discese per arrivare poi al traguardo. Vedete, questo è uno dei pochi tratti dove gli atleti corrono sull'asfalto, sulla strada, perché poi abbiamo cercato di fare tutti i percorsi solo nel bosco. Anche qui vedete, poi si entra qui sulla salita che va verso il laghetto del Boè e poi da qui in poi è tutto... Lo spettacolo è questo, insomma, le Dolomiti Patrimonio dell'Umanità, l'intitolazione proprio un decennio fa, e quindi c'è stata e c'è quest'anno anche una grande festa per quanto riguarda questa intitolazione delle Dolomiti Patrimonio dell'Umanità. Abbiamo visto passare prima Luca Carrara col pettorale numero 1, anche perché lui ha vinto, no, la gara lo scorso anno. Sì, fino all'ultimo è stato in forza se venire, perché aveva un leggero stiramento a una gamba, però alla fine ha detto che in questi posti meravigliosi, insomma, è difficile mancare. Qui vediamo già la prima discesa dal laghetto del Boè verso Araba, già una discesa abbastanza impegnativa, però molto suggestiva, in mezzo a queste rocce
e, insomma, vedete voi, non servono tanti commenti su queste immagini. Assolutamente, immagini dall'alto di questa gara, di questa prova. Qui siamo sugli inseguitori del gruppo di testa, che comprende già tutti i migliori, no? Luca Carrara, Franco Collè, Giovanni Tacchini, Marco De Gasperi e anche il ceco Giri Petr, quindi tutti quelli che erano pronosticati fin dall'avvio di questa gara, no? Fin dall'esordio della prova. Sì, hanno fatto corsa 4 praticamente per quasi tutto il percorso, si sono battagliati in testa il Tacchini e il ceco Petr, e poi alla fine vedremo come andrà a finire. Vedremo, non vi diciamo subito, non scopriamo subito tutte le nostre carte, non vi diciamo subito come è andata a finire. Qui ancora proprio Luca Carrara inquadrato con il pettorale 1 che non passa decisamente inosservato, e qui ancora si scende, qui siamo nella zona di Arabba, giusto? Qui siamo nella zona di Arabba, esattamente. Carrara solitamente è abituato a partire sempre molto forte e fare subito il buco, perché lui preferisce correre da solo. Questa volta ha beccato un po' degli avversari che non l'hanno fatto scappare. Assolutamente, ricordiamo allora, lo scorso anno Luca Carrara vinse in 6 ore 34 primi e 35 secondi davanti a Davide Ceraz, 6:39:15, e Thomas Farnik al femminile, e Cristiana Folladori in 7 ore 47:07 davanti a Katia Fori, 7 ore 54:41, e poi Andrea Nort in 8 ore 08 e 16. E qui siamo invece proprio sulla prima delle ragazze, Giuditta Turini, che viene dalla Val d'Aosta ed è anche la prima donna che si presenta qui ad Arabba. E l'aostana, e tra l'altro va sottolineato, è fidanzata di Franco Collè, da solo 3 anni che prende parte a queste gare, a questa specialità. Ecco, qui due cose volevo chiedervi, sia Diego sia Ivano. Qui vediamo tutti i concorrenti hanno uno zainetto, no? Perché è anche obbligatorio portarsi una attrezzatura ad hoc, no? Ivano? Sì, materiale obbligatorio da regolamento. Diciamo che il corridore su una ultra trail ha bisogno di portare appresso dei liquidi, sicuramente, e poi il vestiario adatto. Vedete anche voi in questa situazione Franco Collè, tanto questo è De Gasperi, se De vedete Gasperi che indossa imparato addirittura il giacchino antipioggia, antivento, e questo viene molto utile, perché poi raggiungendo anche quote di 2005-2006 sapete benissimo che il freddo si fa sentire, il vento si fa sentire, e allora nello zainetto hanno i guanti, il berretto, il pantalone lungo, la giacchina antivento, tutto pronto per indossare in caso di evenienza. E una cosa molto importante che noi proviamo sempre, anzi devono poi portarlo appresso, è il telo termico, che è quello in caso di incidente salva veramente la situazione, perché mantiene il corpo a temperatura e via dicendo. Lì eravamo a Rifugio Padon in zona Porta Vescovo, forse anche uno dei tratti più difficili della gara, Ivano. Sì, sono tratti impegnativi, perché si corre, vedete, anche su pietre, e quella mattina lì era un po' impervia perché c'era anche molto vento, un po' di pioggia, la temperatura anche era abbastanza bassa, erano attorno ai 4 gradi col vento, si può dire che si percepisce una temperatura quasi inferiore allo zero. Importantissima dunque l'attrezzatura, come sottolineava Ivano Ploner, anche perché si affrontano quote impegnative. Importantissimo anche l'alimentazione in queste gare di lunga distanza, no? Diego, abbiamo visto proprio De Gasperi con lei, tutti che lì al rifugio si stavano, a Rifugio Padon in zona Porta Vescovo, si stavano rifocillando prima di riprendere la gara. Anche questo è molto importante, no? Diciamo che la nostra gara ha quasi troppi rifornimenti, nel senso che molte gare di ultra trail sono molto limitati con i rifornimenti, però noi preferiamo mettere a disposizione questa roba di modo che l'atleta non possa, non corra rischio di rimanere senza bere o senza mangiare. E da quest'anno c'è stata una novità dove non c'erano più bicchieri, nessun tipo di plastica. L'atleta doveva, evento green, quindi un evento green dove ognuno doveva avere la propria borraccia, il proprio camelback, di modo da riempirlo presso i ristori.
Tacchini, Collè, De Gasperi, Petr, sono loro i quattro dell'Ave Maria che stanno in questo momento guidando la gara. Abbiamo visto le immagini bellissime dall'alto, rifugio Viel del Pan, abbiamo visto anche la marmolada, il lago della Fedaia, diga costruita tra l'altro molto tempo fa, negli anni 50, metà degli anni 50, e questi sono i quattro che vediamo sempre dall'alto, davvero molto suggestive, no? Queste immagini col passaggio su queste quote, qua appunto il rifugio Viel del Pan e i quattro che stanno affrontando questo sentiero in tranquillità per il momento, una corsa ancora molto efficace da parte del quartetto di testa che ricordiamo è composto da Tacchini, Collè, De Gasperi e Petr, il cecco, De Gasperi è Bormino, Collè è della Valle d'Aosta, Gressone per la precisione, dalla Valtellina anche Giovanni Tacchini, runner che sono ovviamente abituati a fare questo tipo di gare molto massacranti, no? Ultra trail molto lunghe, molto impegnative. Sono degli specialisti, in primo luogo il Collè che addirittura ha vinto due volte il Tour de Jean, che è una gara di 330 km, perciò pensate, è una cosa pazzesca, riescono ad affrontare gare di 72-73 ore, se non erro, perciò è una cosa veramente incredibile. Il De Gasperi non ha bisogno di presentazioni. Che qui arriva invece Luca Carrara, che è rimasto, come dicevamo, un po' attardato, lo vedete sulle ginocchia, ma è anche proprio un modo di correre, no? Così a queste quote, no? È anche giusto così. Lo segue Marco Menegardi con la ventina, lo vediamo inquadrato in questo momento dalle nostre telecamere, dai nostri operatori che si sono posizionati lungo il percorso fin dalle prime luci dell'alba e poi ancora con la ventina verde Patrick Costabiei, alto atesino di Appiano. Questi sono un po' più staccati rispetto al quartetto di testa formato, lo ricordiamo, da Tacchini, Collè, De Gasperi e Petr, dicevamo tutta gente esperta. Un De Gasperi ha vinto 5 volte il mondiale, no? Tra gli anni, la metà degli anni 90 e la metà degli anni 2000, adesso è un po' più anziano, passateci il termine, però è ancora in grado davvero di fare gare maiuscole, di dare il meglio in queste occasioni, no? Sì, lui è a livelli altissimi ancora, se è già un quarantenne, ma forse questi trail sono proprio alla portata di questa età qui, ecco, che hanno sviluppato l'esperienza, hanno sviluppato la resistenza, il conoscersi personalmente, fisicamente, e penso che siano adatti proprio a persone un po' più attempate, ecco, ma sono degli atleti pazzeschi perché riescono a fare delle medie, parlando di medie, qui si parla di 10 km orari, però pensando che debbano fare dei slivelli non indifferenti. Ecco. Guardiamo le immagini e capiamo, certo, dove devono correre. Intanto arriva anche la prima donna, è sempre da sola al comando, la Valdostana Giuditta Turini, che è approdata alle gare di corsa in montagna dopo una lunga esperienza agonistica nello snowboard. Pensate che è attorno alla quindicesima posizione assoluta, quindi una prova davvero, una grande prova davvero da parte della Valdostana, una gran bella prova la sua, e con le lei ci sono anche Cosma Verra, runner proprio della Valbadia, sono stati anche ora superati dal 122 Stuart Kruger, sudafricano, e dal 119 Michael Benti. Stanno arrivando tutti al rifugio Viel del Pan. Sottolineavo il fatto che appunto ci sono sudafricani, inglesi, prima abbiamo visto passare Ben Laverick e Max Robson, due inglesi, insomma è una gara che porta anche tanti stranieri, no? Nelle vallate ladine, non solo italiani, certamente. Sì, diciamo che c'erano parecchie nazioni rappresentate, non grandissimi numeri, però veramente tanti. Beh, ma 350 non sono pochi, sì, per una, certo, gara così, no? 22 nazioni, giusto? 22 nazioni rappresentate, esatto. Quindi insomma non è poco. Qui siamo nella zona di Passo Pordoi, se non erro, Ivano. Sì, qui stanno arrivando al Passo Pordoi. E c'è sempre Tacchini al comando. Passo Pordoi inizia la discesa verso Canazzei. Con lei De Gasperi ancora con Gasperi, la ventina, sì. Ma non suda troppo ad affrontare, ma la gara? C'era una temperatura bassa e c'era il vento forte. No, perché vedo anche Carrara tutti con le maniche corte. Ho visto solo De Gasperi appunto con la ventina. Penso, è un modo diverso, insomma, di... Sì, certo, ma penso che sia anche una cosa personale, fisica, nel senso che se uno vede che adesso in questo momento se la sta togliendo,
freddo, se notate, o se la sta sfilando, sì, è proprio per evitare di prendere freddo alla pancia, così sul vento, e che potrebbero dare problemi. E adesso se la sta proprio togliendo. Infatti qui si abbassano di quota, il vento diminuisce e la temperatura si alza, e allora riescono a correre più tranquillamente. Questo è il russo. E questo è il russo, sì. Notate le gambe gigantesche. Sono... E quindi abbiamo, insomma, atleti davvero che arrivano da un po' tutto il mondo. Pensate che questo atleta inquadrato adesso, Menegardi, è partito con 40 minuti di ritardo perché non si è svegliato, e lui praticamente ha fatto una gara praticamente da solo, è arrivato settimo in tempo finale e si è fatto praticamente tutta una rincorsa, li ha sorpassati tutti. Quindi potenzialmente poteva vincere. È un potenziale vincitore. È un potenziale vincitore assolutamente, insomma. E qui allora si scende, siamo ancora con la prima delle ragazze, Giuditta Turini, che davvero con il pettorale 1001 sta facendo una gran gara, incredibile, si sta facendo anche trascinare da qualche runner uomo, maschio, che le dà una mano anche in questo caso, no Ivano? Sì, ci si aiuta sempre tanto, e fare lunghe distanze così in solitaria diventa anche tra virgolette noioso, mentre se hai qualcuno che ti accompagna è sempre piacevole. E in quanto siamo da Passo Pordoi, passiamo a Canazzei, 1450 metri, dove è previsto il giro di boa della corsa, ma dove parte anche, come dicevamo, la half marathon, con i concorrenti che affrontano 26 chilometri e quasi 1600 metri di dislivello. È una novità, no, questa, Diego, per quanto riguarda quest'anno. Dicevamo anche, avete cambiato anche nome e l'evento si è trasformato in una settimana di corsa in montagna, mettiamola così, con tante gare, no? C'è questa half, c'è l'ultra che stiamo seguendo, c'è un vertical Crepanegra, c'è la classica sky race intorno alle Dolomiti, insomma è diventata una settimana intera di gare. Sì, esatto. Allora nel 2008, quando sono svolti gli Sky Games, sono nate praticamente il vertical, c'era un'altra gara sprint e quant'altro. Poi è nata la sella ronda, che inizialmente veniva fatta a settembre, però era un po' un problema anche, diciamo, di organizzazione, perché a fine estate tutti i volontari erano un po' così, non davano più tanto aiuto. Mi ha detto: perché non facciamo un evento unico di una settimana, e coinvolgendo un po' tutte le gare? Così è stato, e quest'anno appunto c'è la novità della mezza sella ronda, per dare la possibilità a chi magari non se la sente di fare tutti i 61 km, 6 ore o 7 ore di corsa, esatto, di potersi vedere un anno la metà del percorso, l'anno successivo l'altra metà, perché l'altro anno sarà previsto la partenza da Colfo Voscolo e arriva a Canazzei facendo l'altra metà del percorso che abbiamo fatto quest'anno. Gara solitaria per Luca Carrara, che ora è staccato di un bel po', circa 7 minuti dal quartetto di testa, lo avete visto prima, e avete visto Tacchini, Petr, Collet, De Gasperi, che stavano per arrivare per la precisione, eccoli qua di nuovo al rifugio Carlo Valentini a quota 2218 metri. Qui hanno fatto più o meno una quarantina di chilometri, Ivano, sì, bene. Più o meno una quarantina di chilometri, qui raggiungeranno tra 2-3 minuti Passo Sella e inizieranno la discesa verso Selva, e poi andranno ad affrontare l'ultima salita impegnativa. Quindi i quattro, e poi dietro, ma staccato, dicevamo, ed eccolo qui prontamente inquadrato dalle nostre telecamere, Luca Carrara, anche lui si sta dirigendo verso il rifugio Carlo Valentini, ma staccato, dicevamo, di circa 7 minuti da Tacchini, Petr, Collet e De Gasperi, che ormai fanno gara nella gara, insomma, dai quattro uscirà sicuramente, a questi quattro uscirà sicuramente il podio. Difficile che qualcun altro possa rientrare, no, da dietro a questo punto. No, non rientra più nessuno, anche perché il Carrara mi ha detto la sera prima che aveva problemi muscolari, ha tenuto duro, ha bisogno tanto di cappello, però purtroppo non è riuscito a tenere il ritmo dei primi, e quelli andranno a giocarsi il podio. Con 110 abbiamo visto il trentino Luca Miori, che sta guidando la half, e c'è anche questa, è tutta in nero, una ragazza danese, si chiama Ulrike Evensen, e anche lei è sola davanti a tutti e sta guidando la prova half, quindi 26 km con quasi 1600 metri di dislivello. C'è anche chi l'affronta più comodamente in bici il percorso, ma insomma non vale, no? Guardando la ultra trail non vale. Troppo facile. Troppo facile, no? In questo caso. Eccola qua la danese Ulrike Evensen, che sta guidando e decide di fermarsi
un attimino al ristoro. Qui siamo a Passo Sella, dicevamo dell'importanza del ristoro, e quindi chiede anche dove deve andare, indicazioni fondamentali da parte dei volontari, quindi bisogna sottolineare l'importanza anche di questi volontari. 1011 il numero intanto di Ulrike Evensen. E poi arriva anche la seconda donna della Half, una brasiliana per aggiungere una nuova nazione, Silvia Durigon, che passa l'estate, o ha deciso di passare insomma qualche giorno dell'estate sulle montagne anziché sulla spiaggia di Copacabana, no? Sì, queste sono due ragazze, una faceva la gara lunga e l'altra ha detto, visto che sono qui in questi posti meravigliosi, perché non fare la mezza. Allora, la mattina era previsto un transfer che da Col Fosco portava gli atleti a Canazei per poter fare la gara, e lei si è iscritta praticamente il giorno prima, quindi il venerdì, e il sabato è partita. Un altro angolo straordinario, la Città dei Sassi, poco dopo il Sassolungo, tratto ancora in leggera salita, che poi porterà allo scollinamento, alla discesa verso Selva Gardena. E qui davvero i paesaggi, è inutile dirlo, parlano da solo, no? C'è poco da aggiungere qua, Ivano. Sì, qua abbiamo visto le Torri del Sella, veramente l'altopiano dello Scilla là in fondo, paesaggi conosciuti in tutto il mondo, e abbiamo anche un riscontro da tutto il mondo, dove vengono a gareggiare sia in estate con le corse in montagna oppure anche con le corse in bici. E intanto sì, lì abbiamo visto l'attacco di Franco Collet, siamo sulla pista d'Anterceppes in Val Gardena, quindi dopo una 54 chilometri di percorso c'è stato l'attacco dell'Aostano Franco Collet, che dicevamo sicuramente uno dei favoriti, no? Sì, sicuramente erano... Qua i Miori invece, la Alfran, sì. Perché passiamo un po' dalla gara più lunga a quella più corta, no? Sì. Questo invece Tacchini, e siamo tornati sulla lunga. Sulla, no? Lunga, difatti si mischiavano, venivano riconosciuti attraverso il colore diverso di pettorale, dalla half alla lunga, e comunque si mischiavano in gara, e addirittura Carrara mi diceva che ogni tanto il suo assistente gli diceva guarda che sei settimo, guarda che sei ottavo, invece era sempre rimasto quinto. E qui siamo già all'arrivo, e arrivo solitario dunque a Col Fosco per Franco Collet, che va ad aggiudicarsi l'Ultra Trail, la gara di lunga distanza. Dopo 61,2 chilometri e quasi 3.800 metri di dislivello, Franco Collet chiude la sua fatica col tempo di 6 ore 17.01 e con un ritardo di 3 minuti e un secondo arriva anche Marco De Gasperi, eccolo qua, Bormino, compagno di squadra di Franco Collet, e ancora secondo da queste parti dopo la memorabile sfida con Kilian Jornet-Burgard nel 2014 nella Sky Race. Questo è Miori invece, e torniamo sulla gara Half, quindi la gara più corta da 26 chilometri, vinta dal trentino Luca Miori, che va a prendersi il primo posto. E questo invece torniamo alla lunga con Giovanni Tacchini, quindi abbiamo il podio: Franco Collet primo, davanti a Marco De Gasperi secondo, e poi arriva Giovanni Tacchini con un ritardo di quasi 9 minuti e 21 secondi. Questo è Vidi Cerv, uno sloveno, che conquista invece il secondo posto nella half. Questo è il podio della lunga, col 3 Collet che ha vinto, col 2 De Gasperi secondo, col 5 Giovanni Tacchini terzo. Qui si susseguono i podi, gli arrivi. Questo è Cecco Giripetr, che ha ceduto proprio nel finale. Ecco, allora, primo qui sul traguardo di Col Fosco, raccontaci un po' la tua gara, raccontaci un po' le tue emozioni. Ma no, siamo stati tutti e quattro insieme fino all'ultima salita, poi io e Marco siamo andati via, Marco oggi stava bene, poi alla fine io pensavo che rientrassero un po' da dietro e siamo arrivati più o meno insieme, bene, una gran bella gara, prima volta per me qua, l'avevo sempre solo fatta d'inverno, e veramente bella, e pensavo fosse meno tosta, invece non c'è tantissimo dislivello, però comunque è nervosetta come gara, veramente molto bella. La cosa che ti è piaciuta di più, il punto più difficile invece di questa prova per te? Il punto più difficile è sempre andando avanti con i chilometri, che le gambe cominciano a essere stanche,
però diciamo che con questi paesaggi viene sempre voglia di andare. Abbiamo trovato un po' di brutto tempo sulla seconda, in cima alla seconda salita, e lì nevischiava anche, e quindi la giornata sembrava mettersi male, invece poi si è aperto ed è stato bellissimo. Marco De Gasperi, allora secondo, sei comunque soddisfatto? Beh, direi che va bene così. Oggi Franco sicuramente nell'ultima parte del tracciato ha veramente avuto qualche cosa in più e l'ha dimostrato salendo poi il Passo Gardena, un ritmo che per me era insostenibile. C'è da dire che anche sto rientrando da un infortunio, è la prima gara un po' lunga che faccio ed era un'incognita per me già riuscire a terminare 60 km sul giro dei quattro passi, che comunque, anche se non presenta un dislivello complessivo molto elevato, però ha delle difficoltà assolute, perché comunque si corre in quota. I panorami sono stupendi ed è veramente gratificante correre qua sulle Dolomiti. Sì, sono contento, sicuramente c'è da crescere, spero di poterlo fare nel futuro, nel prossimo futuro, perché questo è un punto di partenza per me e vedremo cosa succederà più avanti. Speriamo mi porti fortuna a questo secondo posto. Qui avevi fatto la Sky Race con arrivo a foto finish con Kilian Jornet Burgana, questa era la prima volta che l'affrontavi. Beh, diciamo che sono passati tanti anni, ormai il tempo passa e gli anni ormai sono tanti nelle gambe, ormai ho passato i 40 anni anche già da un po' e sempre vivo quel ricordo, anche passando a Canazei oggi ci ho pensato molto, soprattutto ad onor del vero, il fatto che si stava correndo a ritmi sicuramente diversi rispetto a quell'epoca. Comunque è sempre bello essere qui, è la prima volta sulla Ultra, spero di poter ritornare un'altra volta. Non ho mai vinto qua sulle Dolomiti, quindi ho fatto tanti piazzamenti e sarebbe bello un giorno potersi alzare le braccia da vincitore in una di questa competizione. Giovanni Tacchini, un terzo posto che ti soddisfa? Sì, sono molto soddisfatto. Arrivare sul podio con due grandi campioni come Marco e Franco, penso che sia un bel risultato. Sono molto contento. Cosa ti è mancato per stare lì davanti con loro? Mi è mancato, non so, io ho fatto la mia gara e penso di aver dato il massimo. Loro ne hanno qualcosa in più, sono molto più forti di me, quindi non so cosa mi è mancato che loro sono più forti. Le interviste allora con lei, De Gasperi e Tacchini, intanto arriva anche il bergamasco Luca Carrara, chiude dopo 26 minuti dall'arrivo di Franco Collè, stremato, ma come ci ricordava Ivano Plone, qualche problemino muscolare per lui ci sta, ovviamente non è facile affrontare questo tipo di gare. La Flower della Half maschile, Luca Miori, Willy Cerve e Roberto De Gasperi, il podio dunque della gara più corta, e questo è l'arrivo della prima donna della Half, della gara più corta. Si tratta della danese, lo avevamo già vista, Ulrike Evensen, che chiude la sua fatica col tempo di 2 ore 44 e 38, questo dunque il tempo. Ricordiamo invece Miori aveva chiuso in 2 ore 23 e 31 il trentino della Valle dei Laghi e 2 ore 44 e 38 per la danese Evensen. Torniamo sulla prima donna della gara lunga, si tratta sempre di Giuditta Turini, ora in località d'Anterceppes, e successivamente arriverà anche lei a questo punto al traguardo per prima. Eccola qui a Colfosco, da dove è partita alle 5 all'alba, ora dopo 7 ore 47 minuti e 35 secondi va a chiudere prima, e dunque grande soddisfazione per l'austana che abbiamo intervistato subito dopo l'arrivo, quando ancora era affaticata. Quindi doppietta in famiglia oggi, ha vinto anche tuo fidanzato la gara maschile, quindi insomma portate a casa due medaglie d'oro. Oggi si va a casa contenti, abbiamo fatto una bella trasferta e si torna a casa felici. Complimenti. Grazie mille. E queste le parole allora di Giuditta Turini, la flower della prova lunga femminile. Giuditta Turini, seconda Lara Martins, terza Francesca Perrone, eccole qua sorridenti, inquadrate dal
nostro operatore dopo l'arrivo. È stata dura, ma questo è il podio invece della half femminile. Ulrike Evensen in mezzo ha vinto, seconda la brasiliana Silvia Durigon, terza Jessica Ruati. Questa è la classifica della gara maschile, e con lei De Gasperi, Tacchini, Giri, Petr e Luca Carrara, poi vedremo anche quella femminile. Intanto ringrazio Ivano Ploner e Diego Salvador per essere stati qui al mio fianco. Grazie a voi e agli ascoltatori. Grazie a tutti e arrivederci il prossimo anno. Giulita Turrini prima, Lara Marti in seconda, Francesca Perrone allora al terzo posto per quanto riguarda la gara lunga. Qui ancora immagini, paesaggi suggestivi davvero delle Dolomiti, di queste quattro vallate ladine attorno a Sella che hanno ospitato la gara. Vi aspettiamo, come ricordavano i nostri ospiti, il prossimo anno. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi di Rai Sport.